Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Sly 2, la banda di ladri. Avevamo completato l'episodio 5, passiamo al 6, il domatore del cavallo di ferro. Seguendo i carichi di spezie, eravamo arrivati fino alla baia di Nanavut, in Canada, il centro segreto dell'impero di Jean Bison. Da giovane, aveva viaggiato in tutto il Canada e si era arricchito durante la corsa all'oro del 1852. Per colpa della sua avidità, aveva corso qualche rischio di troppo fino a essere sepolto vivo da una valanga. Per miracolo, il congelamento l'ha conservato in animazione sospesa e 120 anni dopo, il riscaldamento globale l'ha riportato in vita. Tipico uomo della sua epoca, sognava ancora di domare il selvaggio Nord, costruendo dighe su ogni fiume e abbattendo ogni albero in vista. La spedizione di spezie per la banda Claw era sufficientemente lucrosa da finanziare la sua guerra privata contro la natura. A dire il vero, a me fa un po' pena. È soltanto un uomo del 1852, che ai suoi tempi sarebbe stato un eroe, mentre oggi è un delinquente. In ogni caso, quell'uomo possiede fin troppe parti di Clockwork. Essendo a digiuno di tecnologia, non so cosa intenda fare con quelle parti robotiche. Ma a scoprirlo, come sempre, sarà solo una questione di tempo. Porta bene gli anni. Qua si è aggiunta sicuramente molta più roba, infatti. Annientamento silenzioso. Finisci i nemici feriti senza attirare attenzione. Non hai monete su. Questo è interessante. Mo iniziano. Perché dovrei tornare indietro. Ho un'idea per trovare le parti di Clockwork. Attraversa la città e raggiungi la campagna. Dovrei tornare indietro e prendere tutti, se non quasi tutti, i tesori. Però vabbè. Diciamo che prendo quello che mi va, va. Non ho molta voglia di tornare indietro a caccia di tesori. Quindi, tanto comunque i gadget aiutano, ma non sono essenziali, a meno che non lo richiede la missione, cosa che non mi ricordavo. Paracadute, che per esempio il paracadute è stato richiesto da una missione. Vabbè, vediamo se ci capita altro. Allora, intanto sono già 5 bottiglie. Devo andare là. Furto nella baita. Ci abbiamo cervi. No, l'alce. Ok. Però annientamento silenzioso, sì. Quando potrò, prenderò. Qua sento un'altra bottiglia. Non si può andare su. Sono arrivato. Ok. Già che passo. Però. Ah, qui. Oh. Ah, sì, ok. Chiodi da scalata ci sono. Qua ce n'è un'altra. Ok. Eccola lì. No, non l'ho preso. Passa il treno. Aspetta. Perché era qua? Madonna. Allora. Ok. E
Aspetta, vediamo se... Ok, l'ha preso. Ok. Andiamo di qua. Non farti ingannare da quella baita dall'aria rustica. È il centro di comando dell'impero ferroviario di Jean Bison. Entra e fruga nei suoi documenti. Di certo scopriremo dove tiene le parti di Clockwork. Frugare nei suoi documenti non è difficile. Ma scalare una parete di roccia è impegnativo. Sei fortunato. Prima che arrivasse Jean Bison, era una meta molto popolare fra i rocciatori. Dovresti trovare in giro i loro chiodi da roccia. Così devo solo saltare e premere il tasto cerchio per aggrapparmi. Esatto. Ricordati di sporgerti all'indietro prima di lanciarti. Raggiungerai un'altezza maggiore. Grazie del consiglio. Ci proverò. Già fatto. Già fatto. Dov'è che dobbiamo andare? Di qua. Hop. Che fortuna, Sly! È Jean Bison! Sembra che non mi abbia visto entrare. Non farti vedere e scatta una foto dei percorsi dei suoi treni. In questo modo sarà più facile trovare le sue parti di Clockwork. Ok, ci penso io. Pronto? Sono Arpeggio! Salve, signor Arpeggio. Ha tempo per fare quattro chiacchiere? Per gli amici lo trovo sempre. Ma dobbiamo proprio comunicare usando questo orribile telefono viva voce? Sì, penso meglio quando muovo le gambe. Arriva più sangue al cervello. Sì, è naturale. Il sangue deve circolare nel cervello. Ma mi dica, c'è qualcosa di urgente da discutere? Primo, verrà come da programma per prendere la batteria Aurora Boreale? Sì, siamo a buon punto. Il mio dirigibile dovrebbe arrivare alla fine della settimana. Perfetto. Seconda cosa, quando è che mi farà dare un'occhiata al cervello di Clockwork? Glielo comprerei di corsa. Bison, lei è un abito troglodita. Ha già le parti migliori. E se si prenderà anche la mia misera porzione dell'uccello robotico, mi priverà di tutti i miei piaceri terreni. Calma, socio, si sta agitando troppo. Ho solo trovato il modo di usare produttivamente le mie parti di Clockwork. Ho installato quegli aggeggi nelle locomotive dei miei migliori treni. Così alimentano continuamente le caldaie e li fanno viaggiare giorno e notte. Li ho battezzati cavalli di ferro. Naturalmente, i loro schemi li ho nascosti dentro tre pesci imbalsamati. Sembra che stia facendo fruttare molto bene la sua parte di bottino robotico. Ma per ora il cervello di Clockwork rimane con me sul dirigibile. Comunque, quando verrò a prendere la batteria Aurora Boreale, potrei anche permetterle di dare un'occhiata. Va benissimo. A proposito, si sta preparando a raggiungere Parigi per la festa finale? Sì, le onde ipnotiche emesse dal dirigibile sono conformi alle specifiche della contessa. E Dimitri, prima della sua triste cattura, ha distribuito le spezie in modo egregio attraverso il suo light. Sembra che vi manchi solo l'elettricità dell'Aurora Boreale. Sì, signore. Il suo è l'ultimo pezzo del puzzle, l'anello mancante. Quando la batteria sarà a bordo, nulla potrà più ostacolare la banda Clou. Parigi sarà nostra. Sì, sì, bene. Dunque, se non erro, ci vedremo alla fine della settimana. Esatto. La saluto, Bison. Buona giornata. Salve. Cioè, tutto sto per Parigi. Sto casino. Vabbè, questo continua ad andare. Gira in tondo. Devo fare quella foto là. Ma aspetta, aspetta. Hop. Hop. Ok. Ok. No. Porca vacca. Vediamo. Oh. No. Sembra che me la dia buona, invece no, aspetta. Meno male ha una vista molto limitata. Sly, hai sentito? Bison ha nascosto gli schemi dei treni nei suoi pesci imbalsamati.
Raggiungi quello appeso al caminetto e ruba lo schema che contiene. Aspetta. Lasciai fare il giro. È instancabile. Non ci arrivo. Aspetta. Eccellente! Ora esci dalla baita prima di essere visto. Ok. Considerato lo stile di arredamento di Bison, credo che troveremo gli altri pesci imbalsamati sopra i caminetti nelle due baite rimaste. Uno là. Ah, sto talpone, aia, no. Vabbè, lo salutiamo. Qua c'è anche un orso. Aha. Ce n'è una lì, aspetta. Sento. Ah, eccola lì. Questo ha qualcosa di valore. Ok. Anche lui ha qualcosa di valore. Aspetta che sento. Ah, lì. Oh. Ah, e ce n'è una anche qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo è il nostro solito compito iniziale. Va, ce n'è una qui. Oppa. Oppla. Ok. Pensavo. Raggiungi il pesce appeso al caminetto e ruba lo schema. Ah, va che c'è la cassaforte qua. C'è un po' di gente però. Aspetta, vediamo se non ci arrivo. No. Quello ci vede poco, ma... Beh, se no andiamo... Aspetta. No, che fa? Eh no, non ci arrivo qua. Col tocco di follia. No. Menatevi. No, cos'è? Ah, questa è la bomba. Ah, è vero che avevo la bomba soporifera. Vero, vero. Aspetta. Ok. Quindi si picchiano. Aia. Ok. Questi si menano a vicenda. Ma ce l'hanno con me. Ok. Ok.
ne resta uno. Ok, quando avremo tutte le bottiglie torneremo qui. E là. Occio. Due addirittura. Qua c'è un tesoro con... Oddio, ce l'ha con me. Oddio, ce l'ha con me. Mi sa che lui è imbattibile. Opla. Abbiamo di trappole. Aspetta. Ok, vai, siamo più di metà. Anche qua c'è un tesoro con l'esplosivo. L'ultimo pesce imbalsamato è sopra il caminetto. Stai attento. Attenzione. I ragazzi della baita di Ponderosa mi hanno detto che qualcuno ha rubato i miei schemi nascosti. State tutti allerta. Questo non è un circo. E non vi pago per divertirvi quando c'è un ladro nei paraggi. Ok, grande sbarra d'oro. E l'altro? No, l'altro non ha niente. Aspetta. Ok. Eccellente lavoro, Sly. È l'ultimo schema. Perfetto. Oh Madonna. Niente, possiamo uscire, dai. Oh. Oh. Ok. Con tutti gli schemi in mano, dovremmo riuscire a isolare e localizzare i treni cavallo di ferro usando quella parabola. In cima alla montagna, eh? Non ci vorrà molto. Allora. In cima alla montagna. Su di là. Madonna, questo qua. E niente. Magari ricomincio da qui. Infatti. Adesso sono in due o no? Qua c'è il talpone. Hai detto talpone. Oh. Aia. Fatemi stare. Dai. Ok. Sembra che sia l'unica strada per salire. Occhio ai chiodi lasciati dai rocciatori. Potrebbero essere utili. Direi necessari. E qua c'è anche un tesoro. Fantastico. Abbiamo l'accesso totale al sistema GPS dei treni. Ho tutto nel mio computer. Torna a rifugio. Io elaboro un po' di dati. Poi spiegherò a te e a Marry tutti i dettagli. Grazie agli sforzi di Sly, ora sappiamo dove si trovano le tre parti di Clockwork presenti in questa zona. I due polmoni e lo stomaco. Jean Bison ha montato ciascun pezzo sulla locomotiva di uno dei suoi treni, detti cavallo di ferro, che così funzionano giorno e notte.
Non potremo concederci il lusso di salire a bordo quando sono fermi. E per giunta l'unico accesso è una botola sul tetto del vagone di servizio, che purtroppo è chiusa con dei lucchetti. Allora attenzione! Come prima cosa dovremo raccogliere il gas delle spezie dai palloni sopra la città, quindi atterrare sul retro del vagone di servizio per rompere i lucchetti. Quando la via sarà libera, io salterò a bordo di Cavallo di Ferro 1 mentre sta passando vicino alla città. Con un po' di fortuna, avremo il primo polmone di Clockwork entro poche ore. Ci si dà da fare, non si dorme mica. Allora, vediamo se... un po' di cose da vendere. Ok, ma non basta. Vediamo. Aspetta. Sly, spezie nel cielo, un amico in difficoltà. E ok, telecamera, ok. Vediamo un amico in difficoltà. Cavolo, però. Via, via, via. Riesco a crederci. Calmati, Bentley. Cos'è successo? Murray è uscito per prendere da mangiare ed è stato catturato dall'ispettrice Fox. Carmelita è qui. Non preoccuparti, Bentley. So come fare con lei. Ma non so dove abbia rinchiuso Murray. Sono abituato ad avere tutto sotto controllo. Calmati. Carmelita non è crudele come la contessa. La seguirò senza farmi vedere. Prima o poi farà una visita a Murray. Ok, è un buon piano. Ma non farti catturare, eh? Non voglio rimanere di nuovo solo. Ma ha fatto a catturarlo, scusa. Ma posso... sto a distanza, vediamo dove va. Alla visuale limitata anche lei, vieni qua. No. Ci sono le... attenzione, aspetta, ha tirato le guardie. Non li secca tutti. Si è fatto investire. Poi. Oh. Ha qualcosa di valore. Ma non posso, non posso però perderla di vista, aspetta. Ha fatto un giro strano. Eccola. È là? No, ma sono... ero così troppo lontano. Pensavo di farcela, vabbè. Non c'erano indicatori, eccetera. Allora, sono nel medesimo punto di prima, stavolta le sto dietro. Allora vai, neutralizza la guardia. Ok. Madonna. Scusa, che giro fa?
Devi andare direttamente di lì. Aha. Ok. Ah, eccolo lì. Ehi, bandito, tutto a posto? So che stai stretto, ma se rimarrai fermo non ti succederà nulla. Sto bene. E grazie per le caramelle, stavo morendo di fame. Non ci vorrà molto. Quando avrò preso gli altri membri della banda, ce ne andremo da qui. Ti ringrazio per le caramelle e per il resto. Ma non sei in rotta con l'Interpol? Sono una poliziotta onesta. Catturando la banda di Cooper, potrò dimostrare che sono innocente e che Nila mi ha incastrata. Vuoi dire il capitano Nila? Ho sentito che è stata promossa. Non importa, stai buono lì. Vado a cercare i tuoi amici. Mare, sono venuto per portarti via. Facile a dirsi. Quest'affare ha tre lucchetti e l'ispettrice Fox ha tutte le chiavi. Suo amico, sai bene che sono bravissimo a rubare. Ma lei è furba, Sly. Se riuscirai a rubare anche una sola chiave, ti conviene scappare. Carmelita se ne accorgerà e ti darà la caccia. Lascia fare a me. Sì, e poi scappiamo. Dove è? Dove è andato? Aspetta. Ok. Ecco. Ti ho sentito, ladro. Madonna, c'è il treno. Il treno. Tanto ha una pessima mira. Cioè, adesso vado qua e prendo la bottiglia. Ecco. Vediamo. Vigliacco, non puoi fuggire in eterno. Sì, però intanto ho trovato una chiave. Andiamo a dietro la guardia. Attenzione, attenzione. Presa. Olè. Le mie chiavi. Non è molto furba però, Hop. Qua c'è una bottiglia, qua non c'è nulla dove aggrapparsi. Oh. Olè. Intanto prendo le bottiglie. Oh, mirate a lei. Vabbè, in effetti qua però può servirmi questo. Opla. La giustizia ti troverà ovunque, ti nasconderà. Infatti. Allora, è stata presa. Ok, grazie. Sì, come ho detto, cioè i gadget possono facilitarti la vita anche di molto. Però non sono così, no, fondamentali. Ecco. Cos'è stato? Hop. Ah no, adesso mi ha visto, vabbè, aspetta un attimo. Guarda lì. Così, ecco. Non so dove sei andato, ma so dove finirai. In prigione. Ok. Possiamo andare da Marry. Ok. Questa cosa di valore. Ok.
Grazie, amico. Stavo cominciando a sentirmi a disagio in quella cabina. È stato un piacere. Lo sai che adoro stuzzicare Carmelita. Sì, è buffo. Ci rivediamo al rifugio. È buffo, vabbè. Allora, facciamo l'altra. Che è lì. Ok. Aspetta, no, questo non c'ha niente. C'è una bottiglia qui. Ah. Qua c'è. Forse sono andato. Non dovevo andare qua, aspetta. Qua c'è. Ah sì. C'è anche una bottiglia. Anche qui c'è una bottiglia. Vai, me ne mancano 5. Aspetta. Ma qua c'è la missione. Ok, l'ho schivata. Così prendo uno e due. Ok, me ne mancano così solo 3. Incredibile. Ok, Sly, dobbiamo salire sui treni cavallo di ferro. Ma l'unico accesso è sul vagone di servizio ed è chiuso. Per far saltare i lucchetti, devi raccogliere il gas di spezie denaturato altamente instabile contenuto nei palloni sopra la città. Come posso fare per salire in quota e prelevare il gas? Mari ha appena requisito un aeroplano. Salta sulla gamba del carrello e sali fino a una quota adatta per lanciarti col paracadute. Oh, ricordati di indossare lo speciale zaino aspirante. Risucchierà automaticamente il gas dopo che avrai fatto esplodere un pallone. Sembra divertente. Quando avrai raccolto gas a sufficienza, dovrai atterrare direttamente sul vagone di servizio. Perché proprio sul vagone? Il gas di spezie denaturato diventa molto instabile a bassa quota. Se non atterrerai sul vagone, non avrai il tempo di portare la tanica di gas vicino ai lucchetti prima che esploda. In altre parole, o atterro sul vagone di servizio, oppure salto in aria. Esatto, la chimica sa essere antipatica. Vieni di parte! Saliamo! Ricordati di usare il paracadute! Ce l'abbiamo! Ok. Il gas di spezie è più leggero dell'aria. Facendo esplodere i palloni, rimarrà in quota. È come l'elio. Vale. Aspetta. Qua. Ok. Vediamo se riesco a rompere questo. Sì. Qui c'è il nostro obiettivo. Aspetta. Benissimo, la tanica è piena di gas. Ora atterra su un vagone di servizio. Vai, ce l'ho, è qua sotto. Torna in azione!
Ok, stessa cosa. Raccogliamo un po' di gas. Ok. Così. L'obiettivo è... non lo vedo. Ah, lì. Anzi, gli obiettivi. Opla. La panica è piena di gas. Piena, piena. Trova un vagone di servizio e atterraci sopra. Vai. Aspetta. Aspetta, piano. No, 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 no. Ok, peccato. Torna da Marri sull'aereo. Stai andando benissimo. Sono già... resta un solo vagone di servizio. Ero già lì. Ancora un vagone. Cerca di non saltare in aria. La Carmelita è sempre lì che vaga, vabbè. Ok. Dov'è il treno? Aspetta. Oh, là. Eccolo. Aspetta. La panica è piena di gas. Raggiungi l'ultimo vagone. Mi devo girare. Ok. No, è andato... non lo so, vediamo se lo becchiamo. No, questo no. Porca vacca. All'ultimo. Ecco. Aspetta. Proviamo. Mi ero girato male. Allora, uno. Cosa è lì? Qua facciamo così. Ok, mi giro. Aspetta. La panica è piena di gas. Eccolo. Raggiungi l'ultimo vagone. No, girati, girati. Ok. Ok, va lì. Vai. Ok. Ragazzi, ce l'avete fatta! Tutti i treni cavallo di ferro sono aperti! Ottimo! Adesso tocca a Bentley. In sella al cavallo di ferro. A me però mancano tre dannatissime bottiglie. Aspetta. Ah, eccola. Messo due. Vediamo se la sento. Ok, torniamo al rifugio, va. Passando non avevo sentito nulla, però. Infatti. Vabbè, poi cercherò. Aspetta, qua ne sento una. Attenzione, vi parla Jean Guizot. Siete stati molto bravi a scaricare le spezie dalle navi. Ben presto farò venire qui uno dei treni speciali cavallo di ferro per raccoglierle e distribuirle. State in campana. E alla fine, avrete sistemato per bene le spezie, organizzeremo una battuta di caccia. Andremo nella foresta a uccidere un bel po' di orsi. Ok, l'ho vista. Aspetta un attimo. Eccola lì. Ok. Così ne manca solo una. Ok.
attacca Bentley. Tormentiamo. Secondo la tabella di marcia, Cavallo di Ferro 1 dovrebbe passare più o meno adesso. Oh, lo vedo! Viaggia a velocità altissima! Salta sul vagone di servizio ed entra dal tetto. Una sciocchezza! Insomma, velocità altissima. Forse per una tartaruga. Aspetta. Ok. Laser. Oh. Oi. Ok, oppla. No. Ah. Poi. Aia. Ok, qua addormentiamo. Ecco, fate un bel riposino. Anche tu. No, l'ho mancato. E l'ho mancato. Aspetta. Cos'è che gli avevo messo? Ah, L1. Ecco. Mi ha dato un po' di vita. Va giù. Ok. Qui se avevo sì la bomba quella soporifera che si lancia. No, forse non. No, non ce l'aveva lui, non mi ricordo. Vabbè, comunque la facciamo così. Sono morti dormendo. Ok, qua si muove pure. Bla. Ah, pure lui? ma qua... Cioè qua lui vede... Fammi vedere di là. Eh no, è uguale. Meno che... No, 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 volevo andare là sopra, però... Aspetta. Ah sì, ok, è possibile. Ok. Buonanotte. Ecco. Straordinario. Un altro strano organo robotico è il nostro. E Jean Bison ha perso un cavallo di ferro. Ma se ne sarà accorto adesso. Le cose stanno andando bene. Abbiamo già rubato una delle tre parti di Clockwork in mano a Jean Bison. In ogni caso, Cavallo di Ferro 2 e 3 ci impegneranno di più. Innanzitutto, io salterò a bordo di Cavallo di Ferro 2 per eliminare le difese aeree con l'elicottero radiocomandato. Dopodiché toccherà a Sly muoversi all'interno del treno per arrivare al secondo polmone di Clockwork. Mari, tu catturerai alcuni cuccioli d'orso per sbloccare un carrello ferroviario nei paraggi, che useremo per raggiungere Cavallo di Ferro 3. Non preoccuparti, ai cuccioli non succederà nulla, anche se non posso dire altrettanto delle guardie. Thank you.
Aspetta. Ok. Quindi un Bentley. Sì, assalto aereo. Assalto aereo. Dove si parte? Sempre da là, sempre da là. Ah, stavo guardando. Oh. Giro. Aspetta, andiamo di qua. No, di qua no. No, di qua no. Dove vado? Là sopra. Qua sta arrivando, eh? Da qui. Attenzione, Bentley. Arriva cavallo di ferro 2. Tu e l'elicottero radiocomandato, siete pronti? Ce la faremo! Sempre che riesca a raggiungere quel treno. Aspetta, dove passa? Passa di lì. Ah, è da sopra, aspetta. Stavolta non mi ha messo in una posizione comoda, aspetta. Adesso ok. Devi salire sul treno prima che attraversi la galleria. Ah, addirittura, aspetta. Allora in teoria devono avermi messo in una posizione comoda. Scusa, il treno è quello. Madonna. Da là sopra. Ma da qua sopra. Ah, da qui, guarda, aspetta. Mi sa che falliamo un'altra volta. Sì, ho capito, ho capito. Vabbè, falliamo un'altra volta. No, no, beh, stavo cadendo. Allora, di qua. Qui vado giù di qua. Ah no, potevo andare anche là da... Ah beh, anche da qui, dai. Ok. Devo farcela assolutamente. Sly non riuscirà mai ad attraversare il treno se non neutralizzerò le difese aeree. Per fortuna ho montato sull'elicottero radiocomandato un nuovo cannone. Il tasto X sgancia bombe e il tasto quadrato spara in avanti. Ah. Ok. Oh. Devo bombardare i lanciamissili prima che si metta male. Aia. Bastardi lanciatissimi. Ok. Immaginavo. Ok. Poi manderanno addosso tutto insieme anche. Ok. Oi. Oi. Ok. Andiamo. Si è fatto. Yeah.
schivati. Ci siamo, la fase finale. Ah, se muoio qua devo fare tutto da capo, eh. Attenzione. No, no. Goscia. Aspetta, una cosa alla volta. Aiuto. Ok, via. Ok. Era il sistema bionico? Sono vicinissimo. Ok. Sì, le difese aeree sono neutralizzate. Ora tocca a Sly finire il lavoro. Cambiamo personaggio, però potremmo anche diventare Marry. Vediamo. Aspetta, fugge di là. La sua missione. È lì sopra qua. Nessun problema, lo sfondo io! Il metallo del recinto è troppo resistente per le mie bombe o i tuoi muscoli. No, per questo compito dovremo affidarci a una forza molto più potente. Come l'amore di una madre per il figlio. Oh, cosa intendi dire? Sì, ho avuto la fortuna di localizzare due giovani esemplari di cucciolo d'orso. Se li metterai tutti e due insieme in quel recinto, inizieranno sicuramente a lottare. Visto che da piccoli gli orsi sono molto scontrosi. I rumori della lotta dovrebbero richiamare la madre, che libererà i due cuccioli litigiosi. Ho capito. Mamma orsa distruggerà il recinto come niente per liberare i cuccioli. Esatto. Attenzione cuccioli, Super Marry vi sta cercando. Ma io trovo improbabile che le bombe non siano sufficienti. Qua c'è una talpa. Ah, ecco. Ah, ho sentito la bottiglia. Aspetta. Portarlo là. Mi sembra di aver sentito una bottiglia. Donna arriva Carmelita. Sono arrivato a edizione. No, no, poverino. Ok, ok. Porca di quella. Oh, ma no, pensavo che fallivo. Pensavo. No, va come. Sì, niente, a posto. Qua c'è Carmelita, cappellino. Ah, ma questa è mamma orsa. Oh, madonna. Mm.
Ah, è qua dentro. Mi dispiace dirlo, ma l'altro cucciolo è da qualche parte nella tana. Attento, ecco. Mare. Aspetta. Lasciamo che si allontani un attimo. Via. Ok, no, non di qua. Beh, io vado di qua. Per fare il giro lungo. No. No. No, ok. No, non arriva niente. Di qua. Perché lui fa rumore. Attenzione, attenzione. Ok. Che velocità! La madre è già in arrivo! Che scena bellissima! Sembra un documentario! Anche se un po' più violento. Ok, molto bene. Questo fatto. Quindi ora tocca a Sly.